sostenibilità in tutti i settori, dalla digitalizzazione, dall'informatizzazione, dal green, dal tema della, assolutamente delle città intelligenti, che vogliono costruire dei modelli, un sistema che dia più servizi ai cittadini, che crei più coesione sociale e anche più competitività. Per fare questo dobbiamo assolutamente lavorare con gli stakeholders nazionali e internazionali e costruire dei modelli delle best practice che costruiscono poi anche per i piccoli e medi comuni una occasione, una possibilità per diventare più intelligenti, ma anche più occasioni per i cittadini. Sentiamo forte il dovere di, diciamo, di aiutare il sistema ad accelerare questo processo, vorremmo anche cogliere l'opportunità di diventare attori protagonisti di questo processo, e in questo contesto le grandi città possono giocare un ruolo determinante se portano avanti, diciamo, questo sistema, questa accelerazione del processo digitale. Per il convegno L'Italia delle città intelligenti e sostenibili, stamattina a Palazzo San Giacomo si sono affrontati i temi degli strumenti digitali attuativi al servizio della pubblica amministrazione locale. Un incontro promosso da ANCI e Team Enterprise con il patrocinio del Comune di Napoli per individuare gli strumenti digitali che possono realizzare città smart e sostenibili. Ho trovato una città molto più bella, organizzata molto meglio e chiaramente, come tutte le altre città italiane, che per il tema dell'infrastruttura delle città ancora dei margini di miglioramento. Guardate, in questo momento c'è una grande opportunità, cioè c'è tanta tecnologia che sta arrivando di cui le città potrebbero trarre profitto, ma soprattutto c'è una coincidenza fortunata, ci sono i fondi, per cui diciamo questo è un momento in cui noi possiamo proporre alle amministrazioni non solo soluzioni tecnologiche innovative ma anche la strada per accedere a fondi per poter effettuare gli interventi. Questa rappresenta un po' il presente e anche il futuro della gestione dei servizi, che posso, utilizzando big data, intelligenza artificiale, sono in grado di monitorare ma anche i flussi, ma anche aiutare poi l'ente gestore a poter ottimizzare e migliorare la qualità dei servizi. Questa è chiaramente la strada del futuro, c'è ancora molto lavoro da fare, però questo è un tema molto importante sul quale le città non possono restare indietro, perché poi insomma, la conseguenza poi è la qualità dei servizi ai cittadini.